Siamo tornati finalmente. Sono successe un po' di cose in questa settimana, alcune brutte, alcune belle. Una di quelle belle è che mi è arrivata finalmente la fibra di Vodafone. Yes! E adesso navigo ad una velocità supersonica. Sì, supersonica, tra virgolette. Ma rispetto a prima che... cioè, avevo una linea che arrivava a scatti. Poteva andare a 5 mega, 1 mega, 2 mega, poi staccava, si ritornava, tornava fuori a 1 mega, eccetera. E quindi adesso che ce l'ho, ho tipo, mi arriverà 23, 24 mega, è un altro mondo. Che poi è una finta fibra, però vabbè. Vado a svegliare Ocramino. Le 9:40. Giusto. È l'alba. Ciao a tutti. Anche oggi siamo vivi. Non riesco a parlare, devo avere la bocca un po' impastata. Può capitare. Quello volevo capire, non ho mai capito. Andato. Ecco, sì, volevo specificarvi una cosa. Lo smartphone sarebbe mio, ma ho come l'impressione che è già diventato di Elisa. Quindi... no, mi hai detto di testarlo una settimana. Sì, ma comunque lo terrà, so già che è una cosa comoda, le piacerà e se lo terrà. Adesso proviamo. Colazioncina. Adesso in realtà era... io non te l'avevo detto, però volevo comprare uno smartwatch, ma non questi, volevo comprare quelli tipo che contano i passi, queste cose qua. Adesso hai un bel regalino, dai. Ma me l'hai regalato sì, o me l'hai prestato? È un regalo, Elisa, non ti preoccupare. Veramente? Sì, sì. Ma va, dai. Sì. Ah no, Marco. Ma sì, Elisa, non ti preoccupare. Vabbè, vediamo quanto lo uso. Per me grazie. Lo userai. Tanto tu riesci a sfruttare al 100% qualsiasi cosa, quindi... Grazie, solo che è il tuo compleanno. Vabbè, il regalo adesso dobbiamo trovare il regalo per il tuo compleanno. Mi regalerai uno smartwatch? Non penso, ti regalo questo. Oh, che brutto, che è una brutta giornata oggi perché piove. Tra l'altro non ho neanche finito la briochina che ho preso. Cazzo, ho superato la linea rossa. Quindi la linea rossa. Prenderai la multa perché qua c'è la foto. Sì, c'è la foto, sì, ti fanno la foto. No, è qua che c'è la telecamera. Non so. No, andiamo da Scelgonotti. Poi bisogna fare un po' di giri perché sti gatti, caspita, sono impegnativi. E le pappe costano, sti gatti, se costano. Soprattutto se sono rognosi come i nostri, cioè devono mangiare certe pappine. Cari amori. Questo mi ha fatto venire su apposta. Marco, me la spieghi? Me l'ha regalato Orf. Ma ancora tempo fa mia madre l'ha preso dal garage perché aveva paura che lo rubassero. Ma è rotto, Orf me l'ha regalato rotto perché detto che l'avevano buttato, lo stavano buttando. Pensavo l'avessi comprato. No, no, me l'ha regalato Orf ancora tempo fa. Musetto. Siamo usciti dal negozio e Marco è andato dall'altro lato, non ho capito perché. La macchina sua è qua. Scusa Marco, la tua macchina. Cosa hai fatto? Avevo visto la tua. Ma non è neanche una 206 quella, era un'altra macchina ancora, non era la mia. Ma sei svampitissimo. Non era la 200, guarda che c'era la 206. Non era una 206, era una 207 quella. Vabbè, ma ascolta, io vedo la differenza. Marco, ma siamo qua con la tua macchina, cerchi la mia. Ero convinto che fossimo qua con la tua. Riusciamo ad andare a pranzo adesso, finalmente. È ora di pranzo? Mi hai detto che mi... è l'una, penso. Ti ho detto che? Che mi pagavi il pranzo, no. Ieri mi... Ok, non andiamo a casa mia. Ma quando è che ti pagavo? No, ma faccio il radicchio al forno. No. Ma io non ti pagavo il pranzo. Guarda che sei bugiardo. Pagavo il pranzo? Mi offrivi il pranzo, mi hai detto ieri. Ho detto no, andiamo domani. No, che ti offrivo, che andiamo fuori a mangiare. Non ho mai detto che te lo pagavo. Praticamente il nastro è vuoto. Non c'è più niente. Lo hai spazzolato tu. Io? No, che c'erano 10.000 persone prima. No.
siamo risvegliati. Finalmente. All'ora di cena. Esatto. Beh, io ragazzi vi faccio presente che mi sveglio tra 9 ore. Meglio spegnere la musica. 8 ore e mezza, ecco. Alle 4:30 del mattino avrò la sveglia per iniziare una splendida settimana nella mia bellissima fabbrichetta. Yeah! Figata! La differenza tra uno youtuber che lavora e uno che fa lo youtuber. La differenza tra uno che fa lo youtuber e uno youtuber che lavora è ben diversa. Vediamo che bisogna andare via con due macchine, perché poi tu rimani a casa tua. E lei torna a casa sua. E abbiamo anche una ciausca in auto. Sì, andiamo a mangiare una pizza vicino a casa sua, quindi esatto. Faremo le due auto. Esatto. Nessuno che mi fa da tassista. Per una volta. Ah, vabbè, non ho bisogno di un uomo io per uscire di casa. No, la mia. L'ho fatta più piccola. Allora, no, la Cristina deve dire una cosa importante ai suoi fans. Vengono a trovare dei fans, mi riconoscono dai questi video, mi dicono: ma sei te sul video, quella nuda? Sì, sì, non nuda però, quello che è. Sono dei suoi amici che sono casualmente finiti nel negozio in cui lavora lei e hanno detto: ma tu sei quella dei video su YouTube? Sì. Avete visto il mio nuovo look? Ah, secondo me stai bene, però anche Mora stai molto bene. Però ok. Un giorno ti farai anche bionda. No, bionda no. Mora sì, dai. Mi tengo un po' questi finché crescono. Anzi, fateci sapere se la preferite Mora o rossa. Sì, guardatemi meglio, guardatemi. Me la fai assaggiare. Oh, madonna, che stupido. Posso? Sì, vai. Vai, vai. No, non voglio farlo perché c'è gente. C'è gente. Gente che guarda. Che stupida. Vado. Sì, ma Marchino, io adesso ti abbandono, quindi... Dopo lo metto su, eh? Ti abbandono. Sono 20 G. Ok, vabbè, quindi... tanto ci metto 30 secondi. Quindi ciao e buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti. Notte. Ciao. Al prossimo vlog.